Questo sistema economico, che è ogni giorno più violento, tende necessariamente a impedire reazioni rispetto ad esso. Questo è l'altro punto che vorrei sviluppare nel mio discorso. Il sistema dominante è l'immane dispiegamento della violenza economica. Un capitalismo pienamente realizzato non ha più bisogno della violenza militare. Gli basta semplicemente la violenza immanente dell'economia funzionante a pieno regime. Non più i mitra, i carri armati e le bombe. Basta il fiscal compact, lo spread, la logica del debito. Non c'è più bisogno che la Germania hitleriana invada la Grecia e, come usava a dire all'epoca, spezzi alla Grecia le reni. Può farlo benissimo presentandosi fraternamente come parte della stessa comunità, quella europea, e aggredendola a colpi di fiscal compact, debito, troika. La Germania oggi, pur non essendovi più Hitler, ha dichiarato guerra alla Grecia. Ha dichiarato la guerra alla Grecia in maniera diversa, in maniera economica. Ma i risultati, credetemi, sono in larga parte assimilabili a quelli che avremmo avuto in altri tempi se vi fosse stata una guerra di tipo classico. La Grecia è stata letteralmente privata delle condizioni di vita dignitosa, vorrei dire. E negli ospedali mancano le medicine, i miei coetanei frugano nei cassonetti dell'immondizia. Scene che ho visto con i miei stessi occhi in Grecia. La situazione, cioè, è quella di una guerra economica, sicché occorre su queste basi, lasciatemi dire, rovesciare il così largamente diffuso, quasi ubiquitario, pregiudizio secondo cui l'Europa ci protegge dalle guerre. L'Europa genera nuove guerre di tipo economico. L'Europa produce situazioni di asimmetria basate non già sui carri armati e le bombe, ma sulla semplice diversificazione delle funzioni economiche. Ripeto, Germania e Grecia oggi sono in guerra, in una guerra diversa rispetto a quella classica, ma sempre conflitto è, conflitto economico appunto. Ecco, in questo scenario il paradosso dei paradossi, a mio giudizio, e qui torno alla dicotomia classista oggi imperante, sta nel fatto che i dominati subiscono in silenzio, denunziando ogni violenza e quindi accettando la sola violenza che essi subiscono quotidianamente. Chi sono i dominanti? Abbiamo tracciato prima, sia pure rapidamente, un identikit dei dominati: ceti medi e classe lavoratrice. Ma chi sono i dominanti oggi? Ne individuerei l'essenza, il tratto fondamentale, in una ristretta e sparuta classe apolide, finanziaria, delocalizzante, che non è più la classe borghese, ma che è anzi per sua essenza una classe antiborghese tanto quanto è antiproletaria. È una classe composta da signori apolidi del big business e della competitività sans frontières. Una classe che odia, come naturale, tutti i valori del mondo proletario, dignità sociale, diritti, mondo del pubblico, scuola pubblica, sanità pubblica e così via. Ma è una classe che al tempo stesso, con eguale odio, disprezza tutti i valori del vecchio mondo borghese, la famiglia, il mondo dello Stato, il mondo della religione, dell'etica. È una classe, lasciatemi dire, post-proletaria e insieme post-borghese. È una classe che per imporre il proprio dominio planetario, ossia per poter garantire che il mondo intero sia riconfigurato come un unico mercato, senza più stati nazionali, senza più famiglie, senza più diritti sociali, ma con soli consumatori apolidi che tanta libertà hanno quanta possono acquistarne, deve necessariamente distruggere, a colpi di riforme sempre, sia chiaro, tutte le conquiste del vecchio mondo proletario. Ecco allora che chiamano riforme del lavoro la distruzione programmatica del mondo del lavoro.
Ecco che chiamano riforma della Costituzione la distruzione di quella Costituzione che ancora prevede la centralità della figura umana, del lavoratore, del lavoro, dell'impresa, di ciò che finanziario non è in termini generali. Ecco che chiamano ancora riforma della scuola la distruzione della scuola pubblica, ossia di quell'avamposto della pari dignità che nel Novecento aveva garantito, con tutti i limiti del caso, eguali situazioni di partenza per tutti. Distruggono cioè tutti i vecchi valori del mondo proletario, ma distruggono, ripeto, con eguale intensità tutti i vecchi valori del mondo borghese. La classe apolide finanziaria dominante oggi sta dissolvendo tutti i vecchi valori su cui era incardinato il mondo borghese classico, la famiglia come cellula genetica della società, come società prepolitica sulla cui base si costituiva anche la società politica, ma poi lo Stato sovrano nazionale come luogo della signoria della politica sull'economia. I signori dell'elite finanziaria, ripeto, hanno come obiettivo la riduzione del mondo intero a open space della mondializzazione dei consumi e della libera circolazione delle merci e delle persone. Il motto preferito dai signori del mondialismo: libera circolazione delle merci e delle persone, ossia la condanna a essere noi stessi come esseri umani una merce circolante secondo le logiche della valorizzazione del capitale. Delocalizzazione, immigrazione di massa, le due leve del capitalismo globale, della appunto libera circolazione delle merci e delle persone ridotte se stesse a merci. I signori apolidi del mondialismo stanno di fatto producendo questo: la riduzione del mondo intero a piano liscio dello scorrimento delle merci e delle persone, a piano liscio in cui tutto deve essere merce. Per questo la mondializzazione capitalistica oggi non accetta che esistano ancora padri e madri, la famiglia, cittadine e cittadini. Bisogna essere tutti consumatori, individui consumatori apolidi che si muovono con erranza globale nello spazio liscio del mercato planetario, senza più confini, senza più identità nazionale, senza più famiglia, come semplici consumatori atomizzati e privatizzati, che tanto possono quanto possono acquistare. Non deve esservi più la famiglia, ma solo l'atomo di consumo, non deve esservi più il cittadino, ma solo il consumatore apolide. Di qui la ridefinizione di quelli che un tempo erano considerati diritti come merci, complici processi di privatizzazione in atto. Non vi è più la scuola pubblica, la sanità pubblica, vi sono aziende sanitarie, aziende scolastiche. Quelli che sono diritti per il cittadino e che quindi competono a ogni cittadino, quale che sia la sua posizione sociale, se divengono merci, sono universalmente disponibili per tutti in astratto e concretamente disponibili per chi possa permetterseli in concreto. Questo è il paradosso della mondializzazione oggi in auge: ridurre tutto al piano liscio del consumo, dello scambio e della figura del consumatore di cui dicevo poc'anzi. Si è tutti consumatori nel piano liscio della mondializzazione. Ecco perché oggi è in atto una violenza immane, lasciatemi dire, e contro la famiglia come cellula genetica della società. La famiglia è oggi odiata dal sistema capitalistico dominante perché nella famiglia vige una forma di altruismo particolare, lo chiamava Hegel. È una forma altruistica particolare perché è limitata alla propria cerchia familiare. Una madre non si rivolgerà mai a un figlio in termini economici, non gli chiederà mai l'affitto a fine mese, non gli chiederà mai un tornaconto economico. L'amore che lega una madre a un figlio è puramente donativo, sciolto dall'algida geometria del doutes des.
Ed è per questo che è inviso al sistema dominante, che tutto vuole ridurre alla logica del consumo e dello scambio, dell'utile. La famiglia è la prova provata del fatto che noi siamo animali comunitari, che esistono nella comunità e che non si risolvono nella logica dello scambio. Ecco spiegato l'odio conclamato dell'odierno sistema verso la famiglia.